Si è svolta a Pesaro la cerimonia provinciale per il 78esimo anniversario della Repubblica Italiana. La giornata si è aperta con la collocazione di una corona nel cimitero cittadino, poi la cerimonia ufficiale in Piazza del Popolo, dove il prefetto Emanuela Saveria Greco, davanti al picchetto Interforze, associazioni combattentistiche ed arma, ha assistito all'alzabandiera e al contemporaneo srotolamento di uno stendardo tricolore da parte dei Vigili del Fuoco. Una giornata di festa importante per ricordare i valori della Repubblica Italiana. Questi sono momenti di tutta la cittadinanza. Noi qui abbiamo una forte coesione tra tutte le istituzioni e siamo molto vicini ai cittadini e sentiamo anche l'affetto dei cittadini, quindi è veramente una festa per tutti. Noi oggi abbiamo voluto fare due momenti, uno più istituzionale questa mattina, dove si vedranno comunque delle novità, non anticipo nulla, e poi la festa della Repubblica degli studenti, durante la quale saranno trattati dei temi di attualità molto rilevanti come la violenza sulle donne, l'accoglienza, il cyberbullismo, però poi seguiranno dei canti e delle danze che sono di speranza di un mondo migliore per tutti. A chiudere la mattinata in piazza con tanti cittadini e la biosfera tricolore per l'occasione, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La cerimonia poi ha avuto seguito nel Salone Metaurense del Palazzo Ducale con la consegna di 13 benemerenze al merito della Repubblica. Nel pomeriggio la seconda parte di programma con la festa della Repubblica per gli studenti. Prezioso come ogni anno il supporto e la collaborazione del 28esimo Reggimento Pavia. Assolutamente, senza l'esercito non avremmo potuto organizzare la cerimonia di oggi e soprattutto lo ringrazio particolarmente non solo per il supporto per la cerimonia, per le due cerimonie, ma anche per il video che mi hanno aiutato a realizzare, diciamo che li ho fatti impazzire, via!